Buonasera, buonasera, bentornati live dal Palazzetto Tacca sui fantastici 107 megacicli di Radio Cassà. Megacicli? Accidenti. Accidenti, sei partito molto radiofonico. Esatto. Vabbè, scherzi a parte, bentornati, sesta giornata di campionato, Serie A Gold maschile in diretta qua su portale Eleven Sport. A darci una mano dal punto di vista tecnico, come sempre, l'inossidabile Davide Cenci, invece il buon Davide Bianchi, gli abbiamo dato un turno di riposo perché ci fa piacere dirvi che è tornato a giocare, quindi è testé impegnato nella trasferta della Serie 2 che si svolgerà più tardi a Molteno, e quindi abbiamo alla console tecnica, e fra poco lo sentirete anche in voce, il grandissimo Cristiano Baggion. Grazie, e soprattutto, ovviamente, sempre al commento, l'inossidabile Luca Basile. Bene. Buonasera. Andiamo subito a leggervi, intanto le squadre stanno esaurendo gli ultimi minuti di riscaldamento, come vi abbiamo scritto, partita che inizierà leggermente in ritardo, un quarto d'ora oltre l'orario previsto, perché il Pessano ha trovato incidente in autostrada, qua traffico sulle tangenziali milanesi è sempre abbastanza caotico, quindi sono arrivati leggermente in ritardo, e giustamente sia gli arbitri che anche in accordo con il Cassano gli è stato concesso di svolgere irregolare mezz'oretta di riscaldamento, quindi partita che inizierà fra poco. Nel frattempo noi andiamo a leggervi il calendario di questa sesta giornata della Serie A Gold, che prevede, sono già in campo ovviamente, Merano con Bressano, Fondi Romagna, fra poco inizierà Cassano Pressano, alle 18.30 è cominciata Raimon Sassari Campus Italia, alle 19 prenderanno il via Brixen Carpi e Fasano Secchia Rubriera, e alle 20 chiuderà Bozen Team Network Albatro. Per una classifica che attualmente vede il Brixen a punteggio pieno con 10 punti, il Bolzano con 8 insieme al Fasano e con Bressano, a 7 abbiamo Merano e Sassari, a 6 Pressano-Cassano, quindi scontro per decidere chi delle due sopravanzerà l'altra, a 5 punti abbiamo Albatro, a 3 Secchia Rubiera, a 1 punto Campus Italia e Fondi, a 0 punti Carpi e Romagna. Questo è il programma di questa sesta giornata. Vediamo gli arbitri che stanno per richiamare le squadre, ultimi istanti di riscaldamento. Intanto ricordiamo che la coppia arbitrale di quest'oggi è composta dai signori Cardone e Cardone, coadiuvati dal commissario Fabian Walter, eccoli qua inquadrati dal buon Davide. Tutto pronto, vediamo gli arbitri che hanno richiamato le squadre a andare sulle panchine a prepararsi. Stanno controllando le reti dalle due porte, se è tutto ok. Mi fa qualche istante, dovremmo essere pronti a partire con la sesta giornata di campionato. Ci siamo quasi, le squadre si stanno preparando. Pressano penso che sia andato un attimo in spogliatoio. Ultime indicazioni da coach. Non abbiamo detto i due coach, ovviamente. Per il Cassano abbiamo Matteo Bellotti e per il Pressano Alessandro Fusina. E infatti è arrivato proprio anche il suono. I due allenatori stavano scambiando ultime parole fra di loro, probabilmente sono fatti l'imbocca al lupo reciproco per la via del match. Cassano con completa divisa amaranto, quindi pantaloncini, maglietta amaranto, qualche inserto nero, quindi la versione dark della divisa, mentre per il Pressano anche loro classico giallo-nero, però il giallo è predominante. Quindi diciamo la squadra chiara sarà Pressano, la squadra più scura il Cassano. E ci siamo quasi, insomma le squadre si stanno dando il 5, a breve la presentazione, poi l'inizio, e dunque godiamoci questa bella partita di Serie A maschile Gold. Tanto le nostre ragazze erano impegnate ieri, non abbiamo captato il risultato finale, però era nettamente in vantaggio ieri a pochi minuti alla fine, quindi sicuramente
si è conclusa con una vittoria dell'Erice e invece un altro 0 per le nostre ragazze, però sapevamo che la partita non era facile, anzi era una di quelle toste, quindi onore alle avversarie che hanno dimostrato la loro superiorità in campo. Ci sarà modo di rifarsi per le nostre ragazze. Sembra tutto pronto. Sembra tutto pronto. Viene richiamato il Bressano. Ci siamo, eccoli. Eccole qua. Coppia arbitrale, abbiamo detto Cardone e Cardone, quindi le squadre si presentano al pubblico qui a Palattacca e poi siamo pronti a cominciare. Abbiamo detto squadre appaiate a 6 punti in classifica, quindi con 3 vittorie e 2 sconfitte per il Bressano, mentre per il Castano abbiamo 2 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Quindi una partita che sulla carta, poi sappiamo perfettamente che non è mai così, ma sulla carta si presenta piuttosto equilibrata. Sarà curioso vedere, perché poi in realtà caratteristiche differenti fanno sì che i match siano sempre, sì, però, un film diverso. C'è da dire che storicamente i match tra Cassano e Bressano sono sempre stati sulla linea dell'equilibrio, quindi vittorie da una parte e dall'altra, ma sempre con 1, 2, 3 gol di scarto, anche quando si sono incrociati a livello giovanile, sempre match molto equilibrati, entrambe le società hanno un forte apporto dal bivaglio alla prima squadra, quindi due società un po' speculari. Il Bressano poi quest'anno ha fatto una scelta diversa dalla nostra, quindi a differenza nostra schierano gli stranieri, quindi c'è questa cosa in più, tra cui il fortissimo portiere greco Loizos, che è stato artefice di molte parate, quindi molto determinante in tante vittorie del Bressano. Non lo scopriamo certo oggi, ma ha già avuto modo di dimostrare tutto il suo valore altre volte anche qua al Palattacca. E non mancherà neanche questa sera di continuare a mostrare il suo valore. Tutto pronto? Tutto pronto, intanto Bressano già a centrocampo, dunque comincia le ostilità, cominciano i ragazzi in maglia gialla, tutto pronto, alza il braccio, guarda il tavolo, ci siamo quasi. Intanto si testa il rimbalzo del pallone, eccoci qua e cominciamo. Bressano che parte con Dantino, posizione di centrale, Sontacchi, posizione pivot, poi a terzino destro abbiamo col numero 27 l'Andreasson, sull'ala sarà sicuramente Dall'Ago, sull'ala destra, a terzino sinistro l'argentino Ceccardi e all'ala sinistra, non ho visto ma credo sia Moser. Nicola Moser, no anzi scusate, con il 9 si tratta di Matteo, anzi Nicola Rossi. Passivo intanto fischiato, va il tiro Andreasson e realizza. E intanto pronti via, c'è un tiro dai 7 a favore di Cassano. Se ne incaricherà, credo, Federico Mazza. Intanto prova la carta del secondo portiere, coach Fusina. Quindi è Facchinelli tra i pali. E intanto segna Federico Mazza, tiro in alto alla sinistra del portiere sul 7. 1-1 il punteggio. Bressano che si è schierato con Saitta a destra, Lala e Branca a sinistra. Centrale Savini, terzini per ora Mazza, poi adesso vediamo in campo Dorio e Kabir, entrambi più, poi vediamo chi fa cambio di attacco di difesa, abbiamo perso
questo particolare. Ceccardi, ma ruba palla proprio Saitta, ruba Saitta. Il pallone. Bravo Saitta, intanto dobbiamo avvisare che il punteggio sì, a video per il momento non si aggiorna per sì, temi tecnici sulla telecamera. Si è bloccata la telecamera, quindi al primo occasione, al primo time out andremo a fare un reset, però non possiamo farlo ovviamente a partita in corso. Intanto 9 metri a favore del Cassano per l'intervento su Branca. Mazza. Passaggio al pivot, ma intercettato. Tanto per ora è Dorio impegnato in posizione di terzino, poi bello il passaggio da Sabini. Non ci sono attacchi, cambio difesa, ma stiamo giocando con situazioni doppio pivot, cioè Dorio che parte fuori, poi dopo aver scambiato qualche passaggio taglia doppio pivot. Intanto ci siamo persi, ma c'era stata anche una sanzione di 2 minuti per il numero 9, quindi Nicola Rossi sul rigore di prima era stato anche sanzionato. Intanto va in rete Savini. Per il Cassano, quando siamo al terzo minuto, in questo momento. E attacca Pressano, intanto organizza il gioco. Rientra Rossi. Da Pressano, esaurita Cassano, la... bisogna scandire bene. Esaurita la sanzione di 2 minuti, può attaccare con tutti gli effettivi Pressano, con Ceccardi, Andreasson, però la tocca Monciardini. Punteggio 2-1 per Cassano in questo momento a 3 minuti e 35 del primo tempo. Vi teniamo aggiornati in maniera frequente fino a quando non avremo risolto il tema del display dei punti, che in questo momento non appare. Salvini, Mazza, si accentra, infrazione di passi, è subito un contropiede e va 2-2. 2-2 il punteggio dopo questo contropiede, il numero 9 della Nicola Pressano. Rossi torna ad attaccare Cassano, organizza il gioco, tanto difesa tenta di sporcare di passaggio, riceve Savini, cambia con Mazza, ancora Savini, incrocia con la Bruna. Però viene fischiato sfondamento, non abbiamo capito se dello stesso la Bruna o del pivot, però sta di fatto che attacca il Pressano. Ceccardi dal lago, finta ancora Andreasson, poi non c'è spazio, quindi si ferma per riposizionarsi tutti nelle giuste posizioni. Chiama schema Dantino. Ancora Ceccardi, ma ancora una parata di Monciardini. E poi Saitta in contropiede. Ceccardi in penetrazione, viene fermato l'argentino. Lunga manovra del Pressano, però perde palla. Lo stesso Ceccardi ha cercato un passaggio a pivot, ma la palla finisce nella zona di Saitta. Può ripartire Cassano. Savini decide di fermarsi e riorganizzare il gioco. Chiama dalla panchina Bellotti, suggerisce che giocate effettuare. Tentativo di passare al pivot, ma poi alla fine viene perso un pallone. Subito contropiede per il Pressano con Dantino, che si è trovato in posizione di pivot, ma
non si è assolutamente sentito imbarazzato e va a realizzare tre pari punteggio. Gira palla Cassano, Savini, intanto Pessano difende 5-1, molto aggressiva a disturbare il giro di palla dei nostri. Savini uno contro uno, scarica Branca che non trova la porta, non c'è fallo. Siamo al settimo minuto. Sempre tre pari, 7 minuti e mezzo. È Pressano che organizza il gioco intanto. La centrale buona, la difesa del Cassano tra Usman e Dorio. Savini interviene, blocca l'uomo, ancora 9 metri. Era un dai e vai e va a buon fine, perché viene fermato da Usman, però ritenuto intervento falloso. Tanto 3-3 punteggio, 8 minuti e 20 secondi del primo tempo e va quindi 4-3 per Pressano. Al minuto 8:30 circa. Dantino ha realizzato vantaggio Pressano su tiro dei 7 metri. Mazza riceve, cambia con Branca, ancora riceve Mazza, si accentra, scambia con la Bruna, Savini si accentra, guadagna lo spazio in modo coriaceo e anche un 2 minuti a carico di Ceccardi, discapito del numero 30 Ceccardi. Tanto tempo fermo, 8 minuti e 57 secondi del primo tempo, 4-4 il punteggio. Avevamo detto il sentore sicuramente era quello di una partita equilibrata e in questi primi 9 minuti così è. Organizza Pressano, sale l'ala, vengono, centra, prova il passaggio ma fuori misura, era sotto fallo però. Sì, aveva subito fallo Dantino nel momento in cui stava cercando di scaricare ad Andreasson, quindi si riparte con 9 metri. E ma intanto passaggio per il pivot, non riesce la tocca a fermarlo Federico Mazza Conciardini, ma la palla finisce in rete con Gabriele Sontacchi. Nono minuto, nuovamente avanti la squadra trentina, avanti di 1, 4-5 punteggio per Pressano. Attenzione con l'ottimo Branca dall'ala, bella la sua iniziativa. Decimo minuto, risponde colpo su colpo, 5-5 punteggio, 10 minuti del primo tempo, primo terzo di gioco andato. Ancora Pressano che si organizza, esce Savini, prova da fuori, attenzione perché un fallo, ma viene ritenuto un fallo grave da parte di Federico Mazza, quindi 2 minuti e si riprenderà, non abbiamo capito se con un 7 metri o con un 9, no? Mazza si lamenta con il commissario. Tenuto che la spinta era sulla preparazione del tiro, non sul tiro, quindi punita l'intensità del fallo, ma si riprenderà con un 9 metri. Gioco pronto per riprendere, riprende in questo momento. Al centro che organizza il gioco, scambio tra Andreasson, cerca penetrazione ma viene fermato,
po' quelle buone, un po' quelle cattive. 9 metri. Quasi trovava palla, poi rimane lì. Sfortunato Banca. Non perché ho capito come possa. Ci rimane male perché l'anticipo era perfetto. Tanto viene ridarguito Belotti. Tanto Cassano gioca con l'extra player dentro la Bruna, fuori Monciardini, quindi porta momentaneamente sguarnita. Guardiamo 5-6 punteggio per gli ospiti quando sono passati 11 minuti e 20 secondi. Al primo time out cercheremo di resettare la grafica. La grafica, insomma, impressione. Intanto dentro anche Bassanese nel ruolo di terzino destro. La Bruna, Salini, Bassanese. Ancora la Bruna. Cerca spazio Savini, ma alla fine dal lago scivola e Savini dopo un attimo di esitazione. Non ci credeva di avere tutto quello spazio a disposizione, ha detto ma a questo punto quasi vado a tirare. Ci provo. Sì, probabilmente ho aspettato un po' perché pensavo ci fosse un tizio dell'arbitro, sono fermati un po' tutti. Si è fermato lì, è rimasto un po' interdetto all'inizio, ma se non c'è fischio allora nei 3 secondi a disposizione ha capito tutto. Tanto sfondamento fischiato a Sontacchi. Dunque 6-6 rimane il punteggio e Cassano che può attaccare. Tanto ricordiamo Cassano ancora in inferiorità numerica per pochi l'esclusione secondi di Federico Mazza. Intanto torniamo ad essere in parità numerica. Sempre col doppio pivot, in questo caso è la Bruna, quindi ovviamente giocando il Pressano molto profondo col centroavanti provano gli Amaranto a creare difficoltà ai 3 difensori rimasti indietro. Ottimo! Come in questo caso che lo spazio per Bassanese era abbondante. Sì. Cassano che si riporta avanti. E arriva questa super bomba. Ma risponde dal lago. Partito all'ala destra, ma adesso è stato portato Federico a terzino. Federico Mazza fa tutto da solo, guadagna un tiro dai 7, si lamenta dal lago, alza le braccia in alto, dice che il fallo era decisamente fuori. C'è ancora il cambio tra i pali, quindi riproverà con Facchinelli, mentre ovviamente si incaricherà del tiro Mazza. Ecco che tutto pronto, si presenta la linea di 7, una finta e va a realizzare 2 su 2 per ora Federico. E intanto ed eccolo qua il time out chiamato da Alessandro Fusina. Avvio scoppiettante, le due squadre hanno giocato subito a ritmi alti, non ci sono state fasi di studio, d'altronde le squadre si conoscono a memoria, non c'è stata necessità di pensarci su troppo. Tanto messaggio interno, chiediamo verifica di riavvio telecamera, sì? Dunque coach che stanno dando indicazioni in entrambe le panchine. Il punteggio a 14esimo quando si sta per ritornare in campo.
Ripreso il gioco. Difesa Cassano più profonda. Attenzione. Va a realizzare Ceccardi. Cassano che ha provato ad alzare la difesa, però in qualche modo Pessano ha trovato la via del gol. Parità nuovamente. Ok, abbiamo ripristinato anche la sola impressione. Dunque 8-8, quindicesimo minuto del primo tempo. Tanto gli arbitri richiamano, sì, diciamo c'era stato più dopo il contatto, era scivolato Mazza e Dall'Ago mentre faceva fallo l'aveva anche tenuto in piedi, quindi certo. Non c'era sicuramente cattiveria da nessuna delle due parti, però gli arbitri hanno cosa fa invece c'è fallo su penetrazione di Savini. Adesso l'arbitro aspetterà che vediamo chi era il giocatore, credo Dantino si rialzi e poi viene sanzionato con un 2 minuti. Centrale numero 10 del Pessano. Siamo al 15° ed è già la terza esclusione di squadra per il Pessano, mentre ci sarà ovviamente un tiro dai 7 metri per Federico Mazza. Questa volta non si cambia portiere, quindi rimane Loizos tra i pali. Primi due tiri realizzati contro Facchinelli, ora Pessano quantomeno Fusina preferisce lasciare il suo portiere titolare sperando in una miglior sorte, miglior esito. Eccoci qua, tutto pronto. Ha toccato Loizos, credo, però non è riuscito a deviare a sufficienza il tiro che si insacca sotto la traversa. Ora che Pessano gioca in extra player, quindi 6 giocatori in movimento, ma porta sguarnita. Sarà importante per il Cassano, eventualmente dovesse recuperare il pallone e cercare un tiro immediato. Gira palla. Tanto nel frattempo è entrato anche Nicola Moser a terzino sinistro. Tentativo di servire il pivot, poi si lotta e Sontacchi guadagna un tiro dai 9 metri. Quindi rimane in attacco Pessano. Sempre Loizos in panchina, quindi sempre situazione di extra player. Abbiamo ancora la sovrimpressione ferma e purtroppo oggi la telecamera fa girare. Non collabora, quindi non riusciamo a fermare il tempo che va avanti. Non riusciamo. E neanche ovviamente ad aggiornare il punteggio. Quindi 9-8 il punteggio, 16 minuti e 13 secondi del primo tempo. Vediamo se con la pausa tra primo e secondo tempo riusciamo a sistemare meglio. Intanto rete di Pressano che riceve anche un bel regalino da parte del Cassano che pronti via restituisce la palla. Proprio lo stesso Dall'Ago, autore della rete, era l'ultimo a rientrare, non se ne accorge Kabir, scarica la sua destra dove c'era giustamente Dall'Ago che ringrazia. Ringrazia e organizza il gioco. 9 pari. Però recupera palla Savini e si fa subito. Pessano era ancora in qualche modo per donare il Cassano, era ancora in extra play e quindi va in tranquillità a realizzare a porta vuota. Quindi Savini recupera un po' l'errore del compagno e porta il Cassano a 10 reti sulle 9 del Pressano, 17 minuti e 11 secondi del primo tempo. Ci scusiamo per la sovrimpressione, avremo modo di intervenire. Forse nella conviene spegnerla a questo punto perché così è fuorviante. Per spegnerla bisogna spegnerla dalla telecamera. Tanto recupera con numero 9 Nicola Rossi. E invece tiro sfortunato di Mazza. Si stampa sul palo,
Grande intervento di Monciardini e tiro successivo che finisce sulla traversa, e dunque ottima la parata di Monciardini che è servita a questo punto a evitare la rete. 18 minuti del primo tempo, 10-10 il punteggio. Parati Monciardini, non ho captato su chi. Non sono riuscito a vedere perché avevo gli occhi sulla telecamera, adesso vado a togliere la sovrimpressione perché in questo momento ci pensa il buon Cenci, mi dicono. Bene. Mazza viene fermato al momento del tiro, si prende con 9 metri. Passaggio. Però poi non arriva. Si capisce con la Bruna, palla persa, attenzione al contropiede del Pessano. Spinge sulla sinistra Rossi, bello. Va a superare ancora. Gran bel tiro di Rossi, intanto palla che viene buttata via, c'è un attimo di caos, vediamo di vedere subito il Cassano riprendere un po' le fila del discorso. 10-11 il punteggio a favore di Pressano al 19° minuto. Tanto ricordiamo che la sovrimpressione in questo momento è bloccata, per cui vi aggiorniamo frequentemente sul stato del punteggio e del tempo. Che bello il tiro di sfortuna, di palo e traversa, poi riparte contropiede con Sontacchi che però preferisce... non controlla bene il suo pallone, preferisce a questo punto, appena recuperato il possesso, dice meglio che ci fermiamo un attimo. 10-11 ancora, Cassano Pressano che attacca, 20° minuto, ormai stiamo entrando nel 20° minuto di gioco. Attenzione Andreasson, ma si allunga, attenzione perché rimane a terra, rimane a terra. Lamenta un colpo al volto a giudicare da come tiene le mani. Tanto tempo fermo a 20:05, 10-11 il punteggio a favore di Pressano. Tanto viene chiamato intervento del dottore, forse no, semplicemente ad asciugare il campo. Tanto si rialza il giocatore del Pressano, sembra essere tutto a posto. Tanto togliamo la sovrimpressione semplicemente per non dare una informazione non corretta. Si è riperso la connessione con la telecamera, quindi non riusciamo né ad aggiornare il punteggio né a fermare l'orologio perché era in stato di run e quindi, non potendolo controllare, abbiamo preferito per ora poi proveremo di nuovo nell'intervallo a rieffettuare un reset, ma è molto instabile quest'oggi, quantomeno la sovrimpressione. Per il resto sembra non l'hai detto, già va benissimo. Bassanese, Savini subito da fuori prova a sorprendere il portiere del Pressano ma non ci riesce, fa buona guardia. Paraloizos, l'abbiamo detto, sicuramente una delle armi migliori del Pressano, il proprio estremo difensore. Pressano che rimane in vantaggio ed ora può portarsi per la prima volta sul +2. Dal lago Ceccardi, la palla all'ala. Bello tutto, inclusa la parata di Monciardini. Risponde anche Monciardini. Si ferma Savini, poi Federico sembrava volesse accelerare, poi decidono di organizzare meglio l'azione di attacco, scambiano di posto, Mazza va a destra, al centro Bassanese, a sinistra Savini. Parte adesso lo schema, finta di tiro di Federico Mazza, ancora Loizzo su Savini, sì, è molto sicuro della, va sicuro su questa palla Loizzo, intanto viene preparato bene. Fatto opposto, va a cercare uno sfondamento e guadagna un tiro dai 7. Nicola Moser si guadagna un tiro dai 7.
Cassano conferma Monciardini, non vediamo cambi, quindi rimane tra i pali e si ripresenta come prima anche in questo caso Pascal Dantino. Sono tre minuti di stand by perché non si è segnato da entrambe le parti. Vediamo adesso, viene interrotta questa fase da Dantino. Attenzione perché Pressano va sul più due e è costretto a chiamare time out anche Matteo Bellotti. E intanto sulla time out proviamo a fare ancora un reset della telecamera, vediamo se riusciamo a ristabilire la connessione con lo strumento. Allora, partita equilibrata, adesso Pressano sembra in realtà avere, come dire, ha messo una marcia in più, effettivamente Cassano si è un po' annebbiato. Qualche errorino in più da parte di Pressano, cioè di Cassano, diciamo che sono state anche un paio di parate non eclatanti ma importanti di Loidos, quindi mancata realizzazione e Pressano invece sta alzando la percentuale di tiro. Volete riprendere il gioco, intanto abbiamo resettato la sovraimpressione, adesso è il tempo di impostarla, poi forse ci siamo. Intanto riprende il gioco con Bassanese in posizione centrale, quindi qualche minuto di fiato per la Bruna, Mazza spostato a destra e Savini a sinistra, alle ali sempre Saitta e Branca, il cabine in posizione di pivot. Allora il passaggio per Filippo Branca che è on fire, secondo tiro per lui, seconda rete, 11-12, Cassano che si riavvicina a Pressano. Cassano che invece adesso ha riabbassato la difesa, Pressano con Dall'Ago, Ceccardi, ma viene fermato, intanto c'è stato un fischio, non era forte però aveva fermato il gioco l'arbitro, anche i giocatori hanno avuto un attimo di indecisione, non capivano se era fischio dell'arbitro o da pubblico. Ora prova Dall'Ago da fuori ma non tiro va. Decisamente alto, Savini cambia con Saita, arriva Federico Mazza, tiro in sabongino di Mazza sottomano e riporta le squadre in assoluta parità a 23 minuti e 40 secondi abbondanti, pareggio 12-12. Attenzione perché scivola. Tutto a posto comunque, palla recuperata. Per un attimo ho avuto paura per la sua caviglia perché ha fatto un movimento veramente brutto con la caviglia. È scivolato, evidentemente lì c'è della... Oppure no, perché poi non ha chiesto di asciugare, dunque è proprio scivolato di suo. Vabbè, intanto Cassano con un passaggio a zero si è riportato in parità e ora anche la palla per riportarsi avanti, però abbiamo detto primo tempo assolutamente equilibrato. Solo il Pressano in precedenza è riuscito ad avere vantaggio più due, Cassano semplicemente più uno, quindi direi che l'equilibrio regna sovrano e sicuramente lo sarà anche per il secondo tempo. Incrocia bene, ma ha letto altrettanto bene Loizos. Incrocia altrettanto bene. Dall'Ago, bella la finta, poi scarica Sontacchi, grande assist, volo a referto per Gabriele Sontacchi, ma decisamente grande merito di Dall'Ago, una finta e un passaggio spettacolare per il compagno.
sale Saitta, via con Bassanese, Mazza, la Bassanese, Savini, Mazza finta, Bassanese, non ci sono per il momento soluzioni, prova a infilarsi, 9 metri, raddoppiato, ma aver superato Sontacchi, ma il raddoppio di Moser ha causato i 9 metri. Ah, è passivo. Adesso sì, adesso viene chiamato, quindi 4 passaggi, ricordiamo con le nuove regole, tiro di Mazza deviato, bravo, poi Mazza. Lo stesso Mazza prende la... il pallone che era rimasto vagante sul limite dell'area, non se l'è fatto ripetere due volte. Fortunato, ma anche, voglio caparbio, dire, caparbio nel andarsi a prendere questa palla. Soprattutto reattivo a leggere il rimbalzo di questo pallone che vagava a mezza altezza, un po' dentro, un po' fuori dall'area. 13 pari. Ceccardi ha capito attenzione. Tutto, Saitta poi si scontra attenzione. In maniera... Parte veemente. Saitta per andare in contropiede, poi rimane tra le braccia di Dantino che le aveva sollevate in quel frangente. Vediamo gli arbitri. Ma gli arbitri scambiarsi. Intanto arriva forse un rosso. Un cartellino rosso per Dantino, sì, perché c'è stato il colpo al volto, là. Sicuramente involontario, perché ovviamente Saitta è andato sull'anticipo sul pallone, poi Dantino era lì, non è che poteva disintegrarsi, poi però sulla ripartenza nel disturbo c'è stato, sì, beh, in questi casi contatto, ovviamente, al di là. Dantino andare comunque a dare 5 all'avversario, diciamo, non c'era sicuramente né volontà né cattiveria, però con le nuove regole colpo al volto non c'è giudizio sulla volontarietà, ma viene sanzionato a prescindere. Questa però è una tegola pesante per Pessano, perché dovrà rinunciare al suo centrale. Grosso vantaggio per il Cassano. Manca ancora un tempo, tutto il secondo tempo, più questi minuti finali del primo. E... tutto pronto per iniziare. Ci sono tanti giocatori in panchina, però una pedina del peso di Pascal Dantino non è facilmente sostituibile. Vediamo cosa si inventerà coach Fusina per porvi rimedio. Tanto Cassano gioca questi due minuti in superiorità numerica. C'è solamente si alza il commissario a redarguire un po' l'allenatore del Pressano. Ad ogni modo si riprende a giocare, 13-13, palla che arriva a Saitta e realizza, 14-13. Il punteggio, 27 minuti e 13 secondi. Siamo ormai al termine di questa prima frazione di gioco qui a Cassano Magnago al Palatacca. Gira palla Ceccardi, arriva Andreasson. Lungo giro di palla, ovviamente Cassano ha necessità di attaccare, ma deve anche far scorrere i due minuti di penalità. Poi alla passi. Fine, frazione di passi. Parte il numero 9, Nicola Rossi. Cassano che ha ribaltato, era sotto di due lunghezze, possibilità di andare a più due adesso sarebbe... Anche a livello psicologico per il Pressano, comunque la perdita del suo centrale si farà sentire. Ora per il Pressano è necessario stringere i denti, arrivare all'intervallo, poi sicuramente negli spogliatoi con più calma potranno pensare a soluzioni alternative per affrontare al meglio la seconda frazione di gioco. Tanto devono approfittare di questi pochi secondi rimasti di superiorità numerica. Savini scarica per Banca, buono l'angolo di tiro, cerca di superare Loizos con un tiro schiacciato, ma il rimbalzo va oltre la traversa della porta difesa proprio da Loizos. Il
non va. Pessano che ha recuperato tutti gli effettivi dal lago, spostato in centro, quindi questa già potrebbe essere una soluzione sicuramente valida. Ha sempre giocato in questo ruolo, poi per sette tattiche oggi ralla alla destra. Ora bella penetrazione di Nicola Moser, ma altrettanto bella la risposta di Luca Monciardini. E siamo ormai al termine di questa, di questo primo tempo, mancano ormai ultimo giro 40 di lancette secondi. Anzi, ormai iniziato. Bassanese, Saitta, ancora Bassanese, Savini, ma si chiude bene la difesa del Pressano, non lascia varchi, prova a inventarselo Saitta e anche Savini. Tanto c'è passivo, quindi bisognerà arrivare alla conclusione entro i quattro passaggi. Uno è andato, questo è il secondo, prova a girarsi Mazza, viene fermato. Credo che si debba andare al tiro. Questo è il terzo, poi mancano anche 7 secondi, quindi cercherà il tiro Savini, in fil di sirena. Non arriva a conclusione, c'è da battere 9 metri, quindi tiro franco. Se ne incarica Federico Mazza, l'arbitro fa posizionare un po' più a destra, posizione più defilata. Oh! Tiro che supera la barriera, ma in posizione centrale, dove Lloyd-Jones fa buona guardia. E quindi le squadre vanno al riposo sul punteggio di 14-13. Partita equilibrata ci aspettavamo, partita equilibrata c'è stata. Ora c'è questa variabile del cartellino rosso ad Antino, che potrebbe creare sicuramente delle difficoltà in più al Pressano per il secondo tempo, ma avranno modo i due allenatori di parlarne e trovare le relative opzioni e contromosse per questa nuova difficoltà o nuovo vantaggio, ovviamente vista lato Cassano. Bene, noi ci prendiamo anche noi qualche minuto di pausa e ci sentiamo fra poco. Ciao, a dopo.
Pronti a riprendere il gioco. Cassano che ha chiuso il primo tempo su 14-13 al primo possesso palla della ripresa. Savini con Bassanese, terzino destro, Mazza terzino sinistro, Saitta e Branca rispettivamente alla destra e alla sinistra. Proprio Branca, possibilità di andare al tiro, però si oppone Loizos. E poi sulla palla vagante è pronto Rossi a recuperarla. Si riparte dal lago. Proprio lo stesso Rossi si propone dall'ala, ma risponde Monciardini. Nulla di fatto. Savini in doppio appoggio, ma Loizos sta salendo in cattedra. Riparte Pressano con Dallago, scambia con Ceccardi. Penetrazione era Nicola Moser, si va a guadagnare un tiro dei 7 metri. E va a realizzare Andreasson. Ha provato ad opporsi Riva, ha provato la carta del cambio portiere Bellotti, ma nulla ha potuto. Rete di Andreasson su tiro dei 7 metri. Savini scarica per Kabir. Prenderà con 9 metri. 14 pari punteggio. Si asciuga il terreno di gioco, poi si riprenderà con Kabir. Blocco irregolare di Kabir, riparte Pressano, però la posizione da cui è stato battuto il fallo era troppo lontana, creando anche il vantaggio per il passaggio mirato all'ala, quindi l'arbitro fa ripartire l'azione, però possesso palla Pressano, punteggio sempre in parità. Moser, Andreasson cerca un buon giro, scarico a Sontacchi, ma Cassano riesce a recuperare il palla, poi Branca in contropiede, realizza. Dal lago per Moser. Molto veloce, aveva recuperato bene Cassano, poi subito Pressano trova la via del gol. Quindi 15-15, 3 minuti e 11 secondi del secondo tempo. Partita che rimane in totale equilibrio. Eh sì, l'abbiamo detto e credo che sarà così fino al termine. Pressano che per ora riesce a sopperire alla assenza forzata per cartellino rosso di Dallago, spostato... cioè scusate Di Dantino, spostato dal lago in mezzo Andreasson e Moser, due terzini questa fase, con Ceccardi pronto a fare del turnover. Prende il gioco passivo, deve arrivare a conclusione Cassano,
Bassanese deve tirare da una posizione molto angolata, ovviamente facile preda di Loizos, riparte dal lago, palla per Rossi tutto solo e realizza. Gran bel suggerimento, bella vista di gioco. Rossano che si riporta avanti. Ancora Loizos neutralizza la conclusione del Cassano, riparte Pressano, attenzione, buona fase del Pressano in questo momento. E poi però incespica ma recupera Moser, più lesto ad avventarsi sul pallone vagante. Poi però il pallone ha toccato qualche maglietta sudata, quindi decisamente incontrollabile. Viene sostituito con secondo pallone di gara. Vediamo il gioco, Ceccardi, Andreasson, Moser, girano palle tre terzini del Pressano, interviene anche Rossi, che taglierà doppio pivot. Andreasson, Ceccardi, uno contro uno, perde palla ma subisce anche fallo, quindi possesso palla che rimane giallo-nero. Prova a cercarti dal centro. Realizzare Ceccardi. E intanto arriva il rosso anche per Dorio, sulla situazione Mattia di prima. Dorio. Ovviamente diciamo falli tutti i contatti involontari, però bisogna avere l'accortezza di non colpire a volto. Dorio dice ma io sono semplicemente alzato le mani per murare, quindi cioè, stanno anche cercando di chiarirsi i due giocatori, però ovviamente diciamo con le nuove regole quando si colpisce a volto l'avversario non si guarda più la volontarietà ma c'è sanzione diretta, bisogna cercare di difendere ma senza colpire a volto gli avversari. Quindi non creare neanche quelle situazioni che possono diventare pericolose, seppur involontarie. Assolutamente. Il regolamento è chiaro. Punteggio 15-17 per Pressano, inferiorità numerica per 2 minuti per il Cassano, 5 minuti e 33 secondi e riprende il gioco. Però sicuramente il periodo più complicato per il Cassano che è sotto di due reti, sotto di un uomo per i prossimi 2 minuti, quindi deve inventarsi qualcosa per ristabilire, recuperare. Tanto Savini, la Bruna incrocia, si capisce granché. No, Saitta stava andando in panchina per lasciare spazio a Monciardini, ha tentato di servirlo la Bruna. È passivo intanto? Credo di sì, perché comunque c'è stata quella indecisione, quindi poi Savini ha captato il pallone vagante, però chiaramente l'azione si è rallentata e questo giustamente ha indotto gli arbitri a punire con la chiamata del passivo, quindi 4 passaggi a disposizione. E ancora Pressano adesso che sembra più convinto e Cassano ancora una volta abbassa un attimino il ritmo. Vediamo intanto dopo l'esclusione di Dorio. Ancora 1:18 di inferiorità numerica per Cassano. Ok, il campo è stato asciugato, pronto per cominciare. Si comincia col passivo di Cassano. Si riprende.
Savini, Mazza, e risolve così la situazione. Velocissimo Pressano, Taki, tiro dai 7. Tiro dai 7, quando manca un minuto al termine dell'inferiorità numerica di Cassano. 16-17 il punteggio. Attenzione, intanto c'è lo stop del tempo. 36 Cotugno a Savini. 43. 6 minuti e 43 secondi del secondo tempo. Tempo fermo in questo momento. Tanto sembra che sarà Marco Rossi, Nicola Rossi, scusate, incaricarsi del tiro dei 7 metri. Rimane tra i pali Monciardini. Ha provato nell'occasione precedente a sostituirlo con Rivo, ora riconferma Luca. Tutto pronto, anche Savini sembrava aver recuperato piccolo infortunio la sessione precedente. Gol. Intuisce Luca, ma non ci arriva. Di nuovo più due Pressano. Cassano ancora 37 secondi di inferiorità numerica, infatti Monciardini va in panchina per lasciare spazio al sesto uomo di movimento. Sempre più due per Pressano. Cassano che cerca di ricucire dopo l'esclusione con cartellino rosso per Mattia Dorio. La Bruna, Mazza, beneficiato in frazione di passi a Mazza, può ripartire Pressano, porta vuota per Anderson, ma è arrivato dal nulla Monciardini. Che cosa fa Monciardini? Abbiamo visto Andreasson saltare a porta vuota, poi dall'inquadratura telecamera è sbucato Monciardini dal incredibile nulla. Incredibile. E con la manona ha spazzato via, un gol già fatto. Grande intervento di impedendo il massimo vantaggio, cioè Pressano aveva la chance per portarsi a più tre. Non se l'è sentita Andreasson di tirare da lontano, pur porta vuota, ha preferito arrivare fino sui 6 e saltare. Questo ha concesso quella frazione di tempo a Monciardini per rientrare in porta, poi tentativo di combinazione Massa Banca, ma nulla di fatto. Palla persa, riparte Pressano, attenzione, dal lago, passi, in frazione di passi. Pressano prova a ripartire in velocità, ma torna bene in difesa il Pressano. Quindi nulla di fatto. Savini deve giocarsi l'uno contro uno, ancora per Mazza che viene spinto da dietro, si lamenta di ciò Federico. Adesso ci sarà sicuramente da asciugare il terreno di gioco, perché si è sdraiato a pelle di leone. Ne ha approfittato per prendersi un attimo di riposo. Cassano ha sempre due reti da recuperare, quindi sarebbe importantissimo segnare in questa azione. Momento importante, 8 minuti e 30 del secondo tempo, quindi siamo pronti. Ecco che arriva il fischio dell'arbitro. 16-18 il punteggio, Cassano che attacca, 8 minuti e 36 del secondo tempo. Mazza, la Bruna, Savini prova a superare tutti, passaggio arriva ma pasticcia. Non era perfetto il passaggio, sembrava fosse riuscito a dominare la palla, poi in realtà di carambola sul piede. Dunque nulla di fatto per Cassano, e adesso è qualche momento che insomma le azioni di attacco stanno avendo non esito positivo, quindi percentuali offensive che stanno scendendo, e infatti ne ha approfittato il Pressano e c'è time out proprio da parte di Fusina. Questo non ci aspettavamo, perché sicuramente era un momento favorevole alla squadra alto trentina, però Fusina evidentemente ha visto qualcosa che non l'ha convinto, quindi preferisce fermare il tempo e parlarci su. Ne approfitta ovviamente anche Bellotti, anzi forse ringrazia, forse era più utile. Era pronto anche lui col cartellino in mano, col cartellino verde, quindi probabilmente farà un cenno di ringraziamento a Fusina e dice: me l'hai abbonato un time out. Vediamo quali soluzioni si inventeranno i due allenatori. Cassano ha necessità di
recuperare, soprattutto migliorare i movimenti di attacco. Pressano sembra aver trovato la quadra difensiva, quindi c'è spazio solo per qualche tiro estemporaneo di Mazza, che come nell'ultima occasione è andato a buon fine, però poi invece per il resto nelle ultime azioni la difesa trentina è stata decisamente superiore al nostro attacco. Sarà su questo che avrà dovuto lavorare Bellotti in questi 60 secondi. Ora però c'è da difendere, impedire che Pressano vada più 3. Ci è andata vicino già in 3 occasioni, per ora siamo riusciti a rintuzzare. Però concediamo ancora una chance del massimo vantaggio agli ospiti. Dal lago, cercato la palla. È stata intercettata questa palla, era quasi un tiro al volo. Sì, intercettato l'ultimo passaggio per il tiro al volo da Saita, poi ha concluso, cioè quantomeno Saita ha deviato il pallone, poi Savini ha concluso l'intercetto. Ed è lo stesso Savini a chiamare schema offensivo. Pressano sempre in 6-0, chiaramente. Sì, è 3 minuti che non succede granché. Esatto. Savini riesce a trovare il barco, però non trova la porta, palla che si perde sul fondo, riparte Pressano dal lago, Ceccardi ancora, Rossi disturbato da Saita. Tiro da 7 metri, 2 minuti a Saita. Saita cerca di spiegare all'arbitro che è stato il giocatore Pressano ad allargare la gamba, lui era ben lontano, non cercava il contatto, però non sono d'accordo gli arbitri, quindi tiro da 7 metri e soprattutto 2 minuti di sospensione a Gabriele Saita. L'avevo detto che erano 3 minuti, non succede nulla e subito mi hanno smentito. Sulle linee di 7 Gabriele Sontacchi, numero 19, pivot del Pressano. E va. E va a più 3 della prima volta, insomma, nell'arco di questi 40 minuti di gioco, nel quale una squadra va sopra l'altra, in questo caso Pressano, di 3 reti di scarto. E soprattutto Cassano dovrà cercare di rimontare partendo da 2 minuti di inferiorità numerica. Dentro abbiamo visto anche Giacomo Visentin e ora c'è marcatura uomo di Dall'Ago su Federico Mazza, come era ampiamente prevedibile. Oh, gran gol di Kabir! Azione di Kabir! Usman. Una ripartenza veloce, prima rete per Kabir in questa partita, una rete fondamentale. E poi risponde Moser con un pallonetto morbido. Momento difficile per Cassano, vediamo se riesce a riagguantare un po' il bando della matassa. Effettivamente Pressano, un gran bel gol di Kabir prima, perché il passaggio di Savini non era sicuramente facile da gestire. No, no. Per superare il difensore ha dovuto dare molta forza al passaggio, tutta la forza che ha. Per un attimo pensavo che fosse un tiro deviato, perché era proprio, sembrava più un tiro con passaggio. Ora Mazza si libera, viene fermato passivo peraltro per Cassano. Ripartire Cassano, arriva a conclusione in 4 passaggi, ci prova la Bruna, interviene Loidos, ma c'è anche fallo sullo stesso la Bruna, quindi sarà tiro da 7 metri e cartellino giallo a Fusina, che ha ecceduto nelle proteste su questa chiamata arbitrale. Federico Mazza sulle linee dei 7. Cassano ha quasi esaurito la sanzione, fa 8 secondi, potrà rientrare Saita o quantomeno un settimo uomo in campo per il Cassano. Va a realizzare il tiro del 7 Federico.
Cassano che si riporta a meno 2 e soprattutto recupera tutti gli effettivi in campo. Aspettato qualche istante in più Said, magari nella speranza di fare l'indiano e rubare un pallone, ma se ne sono accorti i giocatori del Pressano, quindi è stato sgamato nel suo tentativo di rapina. Ceccardi, Sontacchi, Andreasso, attenzione. E va. Lo stesso Ceccardi va a realizzare. Deve registrare la difesa il Cassano. Sì, c'è fase difficile perché sia in attacco che in difesa abbiamo perso un po' sicurezza. Invece Pressano continua a colpire come un martello. Non è stato sufficiente quel time out per riordinare l'idea agli Amaranto. Savini. 2 minuti intanto per Sontacchi. Per intervento falloso ai danni di Savini. Sì. Con la finta ha costretto Sontacchi a un movimento eccessivamente falloso. Se ne avvedono gli arbitri. . 18-21 punteggio, Cassano che attacca, deve recuperare. Bello lo scarico per Kabir che si va a guadagnare un altro 7 metri. Bello l'assist questa volta, preciso, puntuale, perfetto nelle mani di Kabir che guadagna la posizione, recupera il pallone, poi sulla spinta dell'avversario non riesce a realizzare, ma c'è tiro dei 7 metri. Sempre Federico Mazza, 43esimo minuto. Questa volta senza finte, di prima intenzione. Lascia andare il pallone, ma che si insacca. Questo è stato un po' più un tiro, sai, lì devi essere capace di fare queste cose, perché rischi sempre. Beh, finché la metti dentro, no? Come si dice, hai ragione. Bravo Federico, 19-21, 44 minuti giocati. Questa volta è Pressano, unità numerica, quindi dovrebbe Cassano cercare di non subire reti in questo attacco, anche se ovviamente siamo in situazione di extra player. 6 giocatori in movimento per Pressano. Voleva il che gol. Saranno 9 metri. Voleva il gol, ragazzi, sì, per Pressano. Volevano il vantaggio, però era entrato in area, quindi non poteva concedere la marcatura. Attenzione perché Andreasson è tutto solo. Non ho capito se l'ha toccata Luca, sicuramente la palla va sul palo, ma credo ci sia stata anche una deviazione di Moncia. Sì, col piede. Continua a essere la bestia nera di Andreasson, gli ha spazzato gli ultimi 2 tiri in maniera clamorosa. Vabbè, possibilità per Cassano di andare a meno 1, dai. Sta sfruttando al meglio la superiorità numerica, quindi ha recuperato pari difesa, non ha subito gol, ora però c'è da convertirla in una rete segnata, sarebbe la 20esima. La Bruna, Savini, finta, poi scarica per Visentin in uscita Loizos, ma pallonetto per Jack. Si caricano i ragazzi del Cassano, è piaciuto ai compagni questa, come dire, presa di posizione di Giacomo Visentini, che dice: io la metto così per dimostrarvi che ci siamo. Vediamo. 20-21. Esaurita la penalità, quindi squadra a ranghi completi. Attacca Pressano con Ceccardi dal lago. Incrocia con lo stesso Ceccardi. Prova a infilarsi tra primo e secondo, ma viene fermato con le buone. Ceccardi fa segno, ma siamo sui 4 metri, non c'è nulla di più di 9 metri. Però il fallo è iniziato prima, secondo esatto, l'arbitro. Esatto, quindi è proprio questo che ha segnato. Riprende il gioco. Povero. Bello. Bel passaggio per il pivot del Pressano, per Sontacchi, che si gira, va a segnare la sua ennesima rete. 20-22 il punteggio. Lo stesso Ceccardi, prima ha fintato il tiro, poi sì, ha scaricato bello, a Sontacchi. Per il nuovo più 2. Cassano deve riuscire a tirare sulla difesa, è lì che abbiamo maggiori difficoltà. Ha capito tutto. Ancora Loizos, questa volta il tiro di Federico era un po' coperto, aveva un solo angolo dove poter tirare e si è piazzato lì in anticipo Loizos.
Attenzione perché Pressano ha superato un momento difficile con l'inferiorità numerica ed ora di nuovo mette la palla del possibile più 3. Incrocia sul primo palo Nicola Rossi. Troppo facile. Tutto troppo facile per Pressano. Adesso c'è Belotti con il time out in mano che guarda il tavolo. Infatti. E lo chiama. 47esimo minuto, Pressano ancora più 3. Bisogna inventarsi qualcosa. Che dopo la fase equilibrata del primo tempo c'è stato questo allungo del Pressano inizio ripresa. Ora la situazione si è di nuovo fossilizzata su questo più 2 più 3, però il tempo scorre e iniziano a essere pochi minuti alla fine, quindi bisogna invertire la tendenza, cercare di accorciare, che vuol dire segnare in attacco e non prendere gol in difesa. Detto così tutto molto semplice, non siamo belli seduti, tranquilli, ma i ragazzi in campo è un po' più complessa di come l'ho raccontata. Sembra facile, ma non lo è poi così come sembra. Si ritorna in campo. Si ritorna in campo. 20-23 punteggio, 13 minuti al termine. Si schiera in difesa il Pressano. Cassano pronto a battere i 9 metri. Se ne incarica Kabir. Intanto si sta scaldando Riva nella panchina del Cassano. Si riprende. Sì, sicuramente Luca ha fatto delle buone parate, non ha colpe sullo svantaggio che sta subendo il Cassano, però magari si prova ogni tanto a cambiare portiere giusto per togliere punti di riferimento agli avversari. Ora tentativo di scarico per Kabir, non ci arriva, non c'era fallo grave secondo Ravi, quindi possesso palla del Pressano che attacca, possibile più 4, attenzione, momento topico del match. Tocchiamo lo schema. Inizia, sale l'ala, riceve, va a secondo pivot. Andreasson scarico riceve. Al pivot, interviene Monciardini, ma difesa in aria, fa segno l'arbitro sulle potenze del Cassano, per dire guarda dove sei, non posso esimermi dal fischiare il tiro dei 7 metri. Intanto per i 7 metri si gioca la carta Albanini, coach Riva. Bellotti. E sarà Ceccardi a tentare la trasformazione. E realizza. E va più 4 Pressano al 48esimo di gioco, 18esimo del secondo tempo. 20-24. Massanese viene fischiato a 9 metri, però prima c'è uno dei due abiti che fischia piano, facciamo un po' fatica a captarlo. Sì, in effetti è... A un certo punto vediamo i giocatori fermi e non capiamo perché. Savini prova da fuori. Ha trovato un angolo incredibile, che trova un pertugio veramente ridotto, ma riesce comunque a infilare la palla. Abbiamo visto lo stesso Loizos perplesso, perché neanche lui si capacitava dove fosse passata questa palla. È rimasto male perché l'importante è che sia passata, almeno per il Cassano. Intanto viene chiamato il servizio di asciugatura del campo.
49-12, 21-24. Bressano che attacca, tavolo è pronto. Tutto pronto per cominciare nuovamente a giocare. Si dispongono gli arbitri, tanto vengono date indicazioni dalla panchina del Cassano. Riprende il gioco. 5-1 intanto per Cassano. Sanese al centro. Tirano una serie di incroci. Palla che arriva all'ala per il gol numero 25. Si trovava Andreasson sull'ala destra, ma non ha difficoltà a tirare anche dalla posizione estrema. Ed ora invece palla persa in attacco per i nostri. Sì, in maniera anche poco utile. Una serie, un cambio di direzione, passaggio dietro la schiena, ma completamente fuori misura. Attenzione, siamo a 10 minuti dal termine, 4 reti a recuperare, ma possesso palla per il Bressano, quindi potenzialmente anche 5 potrebbero diventare. Dal lago, per nostra fortuna, non trova la porta perché non c'era disturbo, non c'era fallo. Recupera palla a Cassano. Speriamo che questo pallone recuperato venga inteso come un segnale del destino e si avvia la tendenza opposta. Ci prova Savini. 22-25. Viene chiamata una marcatura uomo. Vediamo dal lago. Ceccardi si defila, para Monciardini, non riesce a arrivarci in tempo la Bruna. Rimane attacco Bressano, ovviamente senza nessuna fretta. Dal lago, palla a Ceccardi che non perdona. Bressano in questo momento è più in palla. Sì, hanno sfruttato al meglio quel momento positivo, hanno guadagnato quel vantaggio, ora lo stanno difendendo colpo su colpo. Viene questa realizzazione di Saitta dall'ala destra. 52 minuti, 8 al termine, sempre 3 da recuperare. Ora si prova con una difesa più aggressiva. Bassanese è praticamente uomo su Ceccardi, anche gli altri ben lontani dai 6 metri, dal lago. Palla all'ala. Nel frattempo è entrato Riva tra i pali, ma continua ad essere incessante la azione. Ancora la Bruna che va a cercare un passaggio che è diventato difficile, viene cambiato in questo momento. Sì, qualche azione di riposo per Mazza, ma ora il gioco forse viene ributtato nella mischia. Sempre più 4 Bressano, possesso palla. E 7 minuti e mezzo al termine. Sporca il palleggio, ma la palla rimane a Bressano. Tiro dai 7. Ha lottato come leone Mazza, ma aveva il piede in area e dunque tiro dai 7 concesso al Bressano. Andreasson, lo svedese. Riva si oppone, vediamo con che esito. Con nessun esito perché la palla si insacca. 23-28 più 5, massimo vantaggio del Bressano quando mancano 7 minuti al termine del match. Dunque vantaggio che Bressano ha costruito pian pianino e che Cassano non è riuscito a colmare. Tanto c'è un po' di difficoltà. 7 rigori concessi a Bressano, tutti trasformati. Time out. E tutti trasformati anche quelli del Cassano, quindi precisione assoluta dalla linea dei 7 metri, 7 per il Cassano, 7 per il Bressano, 5 per il Cassano. Queste le statistiche dei tiri di rigore.
però la statistica del punteggio totale dice che Pressano è avanti di 5 reti quando Bellotti chiama il suo secondo, anzi terzo e ultimo time out a 7 minuti dal termine, scarsi, quindi ora ci vuole un mezzo miracolo, non siamo ancora a break even, però ci avviciniamo velocemente alla soglia limite, sì, appunto, di non ritorno. Sono 5 reti Cassano che nell'ultimo degli ultimi 15 minuti indubbiamente ha perso un po' di lucidità. Sì, ora servirebbero, perché 7 minuti vorrebbe poter dire 5 possessi palla, quindi realizzare 5 reti è ancora fattibile, però vorrebbe anche dire non subirne più da quella fine, e questo è un po' più complesso. Si torna in campo. Cassano. Deve tentare tutto per tutto, però, quindi quantomeno iniziare dalle cose più semplici, cioè abbiamo la palla, dobbiamo segnare. Semplice ovviamente sempre per noi qua belle sedute a guardare la partita. Non dimentichiamocelo mai. Saita. Mazza, viene murato e poi Sontacchi recupera la respinta. Viene stoppato Mazza, dunque 23 a 28, 6 minuti e mezzo. Pressano che ovviamente non ha fretta, Cassano invece che alza la difesa con il tentativo di intercettare palloni e accelerare le operazioni di attacco. Tanto ne approfitta Pressano, ma Sontacchi non va in rete. Sontacchi c'entra il palo. Poi c'è Cardi, va a disturbare la ripartenza bassanese. Savini, Mazza, palla Visentin. Wow. Angolo non chiuso di più, ma prende il coraggio a due mani. Mette la palla sul palo lungo. Gran rete. Eh sì, soprattutto anche solo il coraggio di provarci a fare un tiro del genere, perché l'angolo era veramente, veramente stretto. 5 minuti abbondanti, ancora da giocare. 4 le reti di scarto. Cassano che deve accelerare le operazioni di recupero della palla per andare in attacco. Pressano ovviamente che fa il suo, tanto a 9 metri, il tempo scorre. Eh sì, Pressano ha anche il vantaggio di poter giocare con il cronometro. E in più segna, quindi rimangono 5 le reti di vantaggio. Ormai il punto di pareggio è vicino. Serve veramente miracolo, intanto Savini entra dentro, guadagna un tiro dai 7. Intanto il tempo scorre, nessuno chiede di fermarlo. Tutto pronto. Si niente fa da parare anche il tiro dei 7 metri. Ma però, diciamo che il portiere il tiro è bello angolato, poi è stato bravo Loizos ad arrivare, perché ne ha fatti davvero tanti di tiri angolati, ma c'è da andare a prendere. Il tiro era indirizzato a fil di palo basso, ma si piega alla sua sinistra Loizos e neutralizza anche questo, quindi credo che questo sia purtroppo la parola fine per il Cassano. Ultime speranze, attendiamo il fischio finale, ora ci attacchiamo a questo tiro fuori sempre di Moser, mi sembra, o Ceccardi, non ho visto. Bisogna arrivare alla conclusione, Savini cerca di servire Kabir ma intercetta Andreas. Ormai le idee del Cassano sono veramente poche e confuse, come si suol dire, anche questo passaggio era un po' forzato. 4 al termine, Cassano ovviamente gioca con calma. Palla che non arriva, quindi possibilità per Cassano di andare in seconda fase, mai però Pressano ha ripiegato benissimo, tuttavia arriva la palla a Visentin che questa volta però trova il Loizos, si è fatto sorprendere prima ma non questa volta, e ha contribuito pesantemente a questo risultato il portiere Pressano. Tanto Sano che un giro di palla improbabile data la disposizione dei giocatori. Tanto si parte con un 9 metri.
tempo corre, 3 minuti al termine e va ancora a segno. Sono tacchi, porta massimo vantaggio, massimo più 6, vantaggio più 6 per Cassano quando mancano 2 minuti scarsi, 2 minuti abbondanti, scusate. Quindi sicuramente oramai possiamo dire che Pressano si porta a casa la partita. Cassano avrà da ragionare sicuramente. Sì, sicuramente un buon primo tempo, però poi invece nel secondo tempo troppo altalenante, troppi passaggi a vuoto. Ora ancora palla di Mazza che finisce sul fondo. Soprattutto grosse difficoltà in attacco nella ripresa, ha trovato le soluzioni giuste Fusina per bloccare l'attacco del Cassano e alla, tanti errori in attacco, è seguita anche una, ovviamente una, anche a livello di morale, una difesa non più precisa come il primo tempo, e questo ha portato Pressano al massimo vantaggio più 6. Ora recupera palla Bassanese, ultima chiamata per Bisentin che cerca il palo lungo, poi la palla tocca la traversa e si perde in palo laterale, quindi nulla di fatto anche in questo caso. Nulla di fatto, quindi 1 minuto e 30 ormai al termine di questa partita. Pressano che si porta a casa meritatamente il match. Prova, viene a Riva. Prova. Prova Cassano disperatamente in contropiede con Saitta e va a realizzare, cercare almeno di rendere meno pesante il distacco. Però stiamo entrando nell'ultimo giro di lancette. Le reti sono ancora 5. C'è Cardi, cerca la soluzione personale ma viene intercettato. Rimane in attacco, 9 metri. 50 minuti, 50 secondi al termine. 50 minuti non sarebbe neanche in grado di poterli giocare oramai. Tanto viene fermato il tempo per intervenire sul campo e asciugarlo. 47 secondi al termine. Bene il Pressano che ha saputo, diciamo così, creare grossi problemi all'attacco del Cassano. Diverso invece per il Cassano che ha sicuramente ridotto il livello e la qualità della difesa. Intanto è passivo per Pressano che deve accelerare. Passaggio era per il pivot ma viene intercettato da Kabir. Seconda fase con Mazza. Bassanese si fa anche lui neutralizzare da Loizos. Sì, diciamo Loizos oggi il suo l'ho fatto, non è stato necessario grandissime parate, anche perché la sua difesa l'ha aiutato decisamente. Le squadre, anche se mancano 15 secondi al termine, decidono che le ostilità possono terminare qui, è inutile insistere, quindi sul punteggio di 25-30 segnaliamo questa bella vittoria del Pressano, meritata qua al Palattacca. Cassano buon primo tempo ma sicuramente secondo tempo non all'altezza del primo e soprattutto non sufficiente a contrastare una squadra solida e ordinata come Pressano. Ora per Cassano c'è ancora un match casalingo, quindi possibilità di rifarsi, anche se qua al Palattacca sabato prossimo alle ore 16 arriveranno i vice campioni d'Italia del Fasano, quindi è sì un match casalingo ma sicuramente non sarà un match facile. E quindi io, ringraziando il buon Davide Cenci alla telecamera, Cristiano Baggion qua a fianco a me, Luca Basile, vi salutano con il consueto buona palamano a tutti. Ciao.